abbiamo messo in piedi con l'aiuto della Panart Produzioni, che è di un mio amico d'infanzia, Michele Ido. Abbiamo messo insieme questo progetto perché abbiamo creduto fermamente in questa storia, nel voler far conoscere questa storia, la storia di Angelo Vassallo. Angelo Vassallo è stato il sindaco di Pollica, che è un comune del Cilento, che dopo 15 anni di mandato da sindaco, di più mandati, e dopo aver trasformato il suo territorio in una perla della zona del sud Italia, ottenendo per 5 anni di seguito la bandiera blu di mare più pulito d'Italia, facendo la raccolta differenziata già nel 95, e facendo tantissime altre cose, trasformando quindi quel territorio veramente in una magnificenza. Io ci sono stato a visitarlo. Nel 2010 viene assassinato con 9 colpi di pistola e nessuno ancora sa dirci, dopo 8 anni e mezzo, chi è stato, sia materialmente che come mandante. E allora io penso che questa storia sia importante farla conoscere, perché è importante anche, ed è uno spettacolo che io faccio molto per le scuole, perché è importante che anche i ragazzi sappiano che la politica bella c'è, esiste, ed è quella di cui non si parla mai, perché si parla sempre della politica che ci fa incazzare, si può dire. Invece la politica bella c'è, le persone oneste che fanno politica ci sono, e che questa storia, nonostante sia finita tragicamente, in realtà è una storia di ottimismo, perché è una storia che vuol far sperare che questo tipo di politica possa essere ancora possibile, e che attraverso il teatro poi si possa diffondere, possa farsi conoscere, possa farsi amare, travolgendo le persone con emozione e con qualcosa di potente.